il cammino come unità di misura, ma non solo rispetto allo spazio, è un'unità di misura anche rispetto a noi stessi. La Fondazione Provinciale della Comunità Comasca si è inventata un progetto dove al centro c'è la pratica sportiva che ha nel camminare la sua forma più naturale, più diretta, più istintiva. Dai, uomo! Non avere forze! Una delle agenzie educative più importanti, forse la più importante assoluto oggi, sono le società sportive. Ci siamo resi conto di come lo sport sia fondamentale per combattere appunto la dispersione scolastica, per combattere il disagio, la devianza giovanile di cui vediamo troppi esempi in giro. Ogni società è chiamata a prendere consapevolezza di questo ruolo e a coinvolgere i propri atleti, le famiglie, ex atleti, vi dicendo, nel mobilitare donazioni che poi serviranno alla società. Da qui questo campionato, io invito ciascuno di voi a prendere il proprio cellulare e scrivere daicomo.it, ci sarà un pulsante dona, lì ci sono tutte le società che partecipano. Significa mobilitarsi e mobilitare la comunità per qualcosa di cui essere fieri. Grazie mille. Per parlare insieme di tematiche così forti e profonde abbiamo chiesto aiuto ad un personaggio che non è solo all'altezza, è molto di più. Sono dei momenti più commoventi, ecco l'immagine della città del signor direttore di campo. Maurizio, che effetto ti fa a rivedere queste immagini? Il sport non è solamente il risultato in sé, ma è l'emozione che si diffonde. Sono emozioni che durano tutta la vita e non sono solo le emozioni mie o le emozioni del campione, sono le emozioni della gente, perché lo sport lo fa la gente. Lo sport in fondo è passione e la passione non ha limiti né di età né di secoli, e credo che oggi lo sport sia qualcosa che deve sempre più essere messo al centro del sistema sociale, perché la gente oggi ha necessità di sport. Purtroppo la vita ci insegna che oggi ti chiedono di non rimanere indietro, mentre dovrebbe essere il contrario. Dovrei permetterti di non stare indietro, aiutarti a non stare indietro. E purtroppo oggi la società ci invita invece a pensare che se stai indietro sei perso. Con lo sport in questo credo possa dare grandi insegnamenti. Ecco da Milano, ecco la porta di Maradona. E ancora, come allo stadio Lenin di Mosca, la marcia è l'elevazione sportiva del camminare, perché questo è il fulcro della nostra disciplina. Proviamo a pensare a qualcosa che sia praticabile da tutti. È il normale cammino che si fa in cedere vigoroso, sorretto da una decisa azione di spinta dei piedi, da una tonica azione di gambe. Camminare è qualcosa che ci porta verso la concretezza. Spesso correre, andare in bicicletta, eccetera, vuol dire passare, andare oltre. Camminare vuol dire stare dentro le cose. Perché per i giovani lo sport, secondo me, vuol anche dire impegnarsi, che se si ricade ci si può sempre rialzare e ripartire. E credo che questo sia sicuramente il messaggio più importante dello sport.